con il mio canale, io sono Ember the Gamer. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, siamo tornati in compagnia di Gian su Ark Genesis parte 2. Allora, nel frattempo noi in questi giorni non è che siamo stati proprio con le mani in mano, anche se non abbiamo registrato e pubblicato niente per problemi che voi già sapete. Però ci siamo fatti il fabbricatore, ci siamo preparati il fucile con un po' di narco, abbiamo preparato due cosine, un po' di narcotici che... Aspetta, io non ce li ho nell'inventario, vero? Volevo partire così? Sì, volevo partire a così senza narco. Ah, peraltro, guardate qua che figata. Abbiamo trovato queste cose bellissime dentro uno dei drop che scendono dal cielo. E abbiamo trovato un po' di cose. Oh, finalmente qualcosa di utile. Non ci danno le solite cavolatine. Aspetta che io narco ne ho ancora. Perché? Cioè, guardate quante narcoberry che abbiamo raccolto con il nostro ornitorinco. Lui è utilissimo per raccogliere le narcoberry. E poi guardate che musetto carino. Dio, quanto l'adoro questa creaturina. Ma prima di proseguire con l'episodio vorrei innanzitutto salutare Maria Claire e... Aspettate che ce la faccio, Ramon of the Roblox. Spero di averlo pronunciato bene, di averlo scritto bene e... Vabbè, fatemi sapere, altrimenti vi risaluto nel prossimo episodio, scusate. Comunque un super abbraccio, un bacione! Ah sì, altra cosa molto utile, ci siamo fatti il GPS. Perché volevo segnarmi sulla mappa dove è casa, perché ogni volta che mi sposto da qui ci metto un'eternità a ritrovarla e non è il caso. Allora, intanto ho fatto una cosa molto figa che mi avete suggerito voi, ovvero quella di provare l'abilità della super velocità. Ovvero, se io premo questo tasto, facciamo Super Iron Man! No, vabbè! E ci spostiamo a una velocità incredibile ovunque vogliamo, che è una cosa molto 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 utilissima. Allora, la mia idea era sinceramente... Oh, quanta pioggia però! Questa è molta molta tanta pioggia. Allora, io volevo andare a catturare un po' di creature nuove, ma la zona dove abbiamo fatto la base, me l'avete detto anche voi nei commenti, è una zona del Menga. E infatti ci attaccano ogni 3x2 e soprattutto... Guardate, ecco, arriva un altro T-Rex. Ma questo... Aspetta, è Tech. Mi faccia vedere che livello è lei, scusi. Un 109. Perché una delle cose che dobbiamo fare prima di qualsiasi altra è crearci un po' di protezione per la base. E visto che non ho voglia di costruire mura altissime e infinite che richiedono una marea di tempo, una marea di sforzo, io non ho voglia di faticare, vorrei semplicemente catturare un bel po' di bestioline di quelle cazzutissime, cattivissime. Così ce le mettiamo tutte intorno alla base e le usiamo per proteggerci. Mi sembra una cosa molto molto buona, molto molto carina e super utile. Quindi vediamo di prenderci... Aia, cosa? Chi mi attacca? Ah no, mi sono presa una codata del bronzo, che poverino ci sta per morire. Diciamo che iniziamo a salire per aria. Come si è mangiato il bronzo, questo attaccherà noi. Ah, mi sa che ho preso la coda del bronzo, poverino. Vabbè. No, aspetta, devo aspettare che finisca perché... Aspetta, ma casa mia dov'è poi? Come ce lo porto? Ah no, è lì dietro! Oh mio Dio, sta andando verso casa mia! No, aspetti signore, non vada verso casa mia! Si mangi il bronzo in fretta e non vada verso casa mia! Molto bravo, così si fa. Aspetti, venga per di qua. Mi segua per così, senza arrabbiarsi, signore. Molto, molto bene. Salve. Cosa? No! Maledette bestiacce! No! Moriteci! Ne sono andate? No! Mi stanno ancora inseguendo! Ah! Mi stanno inseguendo tantissimo! Ma perché? Ma lasciatemi in pace! Ok, forse le ho fatte fuori tutte. Mamma mia, maledette zanzarine antipatiche! Allora, dov'è il mio Rex Tech? Là dietro. Giannina, perché ci muoviamo così tanto piano? Come siamo super lenti, ma perché? Approfittiamone che qui c'è distratto con lo stego. Speriamo che lo stego non me lo faccia fuori, perché gli steghi sono abbastanza fortini. Però è un livello 101. Ah, non ci vedo una cipa, aspetta. Siamo molto lenti, non capisco perché.
fammi andare verso casa, Lir. Vieni per di qua, molto bravo. Vediamo di non chiudergli proprio in bocca. No. Vieni per di qua. Oh, lì c'è un dei di Kuru. Perfetto. È una delle prossime creature che voglio prendere, perché ci serve anche gente che ci raccolga un po' di materiali. Ah, come si arrabbia il signore, però non si arrabbi. Sì, certo che, allora, bisogna dirlo, su Genesis Parte 2 la cattura delle bestie con la tuta da Iron Man è un pochino una passeggiata, cioè, nel senso... No, tornami per di qua. Ma perché se ne sta andando verso casa? Perché? Non si sta neanche già addormentando, già non sta sfuggendo. Però sarebbe moltino il signorino. Ci vorrà un'eternità. Io spero che i dardi vi bastino. Ma se, allora, se non bastano questi, a casa ne ho ancora un botto. Quindi eventualmente si fa in fretta ad andare e tornare, sperando però che Lillo non ci segua, che il problema poi è quello. Ecco, prenditela con il triceratopo. Distrailo. No, sta fuggendo, triceratopo, non mi uccidere il Rexek. Sta fuggendo. Triceratopo, molla il mio Rexek. No, ma stai scherzando? No, allora rido moltissimo se riesco a buttarlo giù e poi viene ucciso dal triceratopo. Cioè, non è che rido e piango. Ecco, torna di là, aspetta, torna di là, bravo, molto bravo. Dai, che ci servono queste creature, devo difendere la base. Mentre preparavamo materiali c'è anche comparso un Rex Alpha, ci ho messo un'eternità per riuscire ad allontanarlo, facendomi seguire a casino. Oh, è andato giù, molto bene, tutto molto bene, perfettissimo. Ciao Lillo, tu dovrai difendere tanto bene la mia base, sappilo. Allora, intanto ti do un paio... No, Narco non servono ancora, c'è il torpore che è tipo sempre. E vediamo di andare a procurare cibo. Io però non ho un fucile che mi permetta di procurare cibo buono per il signore. Ah, oh, volevo buttare giù qualche stego. Però senza fucile la vedo durissima. Lì ci sono stego, Incarnation. No, proiettili, ma poca roba. Cioè, il fucile ce l'ho, volevo il fucile a pompa però per buttare giù le bestie. Sì, c'ho un po' di proiettili. Non so quanto possano aiutarmi, però proviamoci. Un 14 e un 59, ok, direi che vado su un 14. Qualche montone qua intorno, no, eh? E l'abbiamo buttato giù, ora però c'è l'altro che romperà le scatole, presumo. Salve. Lei ce l'ha ancora con me, molto arrabbiato, anche se io non le ho fatto nulla. Io mi azzardo a scendere. Ah, solo due, meno tanto. Ah no, scappa. Se ne va il signore dopo che gli ho ammazzato l'amico. Ah, che paura. No, era solo un ornitorinco, ok. E solo due di Primate, però. Che sfiga. E in un attimo siamo dal nostro Rex. Fantastico. No, questa cosa che possiamo andare alla super velocità è bellissima. E vabbè, niente lì. L'ho beccati carnina normale. Ascolta, porta un po' di pazienza, perdonami. 13%, oh, dannazione. Però già che ci siamo, c'è il 2 di Kuru qua vicino, giusto? Potremmo unire l'utile al dilettevole. No, non è vero, l'utile all'utile.
cioè ci prendiamo anche il 2 di Guru perché mi servono bestie da raccolta per raccogliere materiali perché siamo nella... Sì, va benissimo, un 38 mi va più che bene. Ciao Lillo. Ah, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Aia, mi ha preso tantissimo. Ci ha lanciato a casino. Vieni, rimaniamo qua in zona per cortesia. Non mi voglio allontanare troppo dal Rex. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Come sei vicino, come sei vicinissimo. Sta già fuggendo, sta già fuggendo. Non fugga. E ci è andato giù. Molto molto bene, perfetto. Sa che il 2 di Kuro però ci metteva tipo un'eternità, vero? Ad addomesticarsi. Vabbè, chissà che non ci passi un anchilo davanti agli occhi. No? Sarebbe molto carino se comparisse adesso. Così faccio tre addomesticamenti insieme. La cosa non mi dispiace manco per niente. Lei invece mi è al 26, molto bene. La carnina basterà al signore? Sì, sì. Di nuovo, mi vorrei procurare della primate. Però per ora lasciamo così che sta andando molto bene. Oh sì, il 2 di Kuro ci metterà veramente tanto. Porca puzzolina. Vediamo se troviamo un altro animale da raccolta qua nei paraggi. Vorrei un mammut per la legna, però i mammut mi sa che sono tutti per di là. E un anchilo per il metallo. Anchilo, dove siete? No, mi sa che anche gli anchilosauri sono tutti per di là, Cribbio. Potrei anche lasciare qua queste due creature da domesticarsi per i fatti loro. Ma è una zona veramente brutta. Ho paura che arrivino bestie cattivissime. Che tra l'altro, anche se dovessero arrivare bestie cattivissime, io senza fucile non è che posso fare più di tanto. Cioè, non ho neanche altre bestie da poter usare a difesa. Potevo prendermi l'altro Rex. Sì, deve essere una buona idea. Però, la sella per il Rex me la potevo fare. No, non ancora. Quindi niente. Tante belle parole, ma fatti. Porca puzzolina, niente. Vabbè, non importa. E allora aspettiamo che i signorini si addomestichino e ci vediamo dopo. Ciao, quando ho finito. No, 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 no. Ci sono raptor, ci sono raptor. Vabbè, non dovrebbero attaccarmi il Rex. Però il 2 di Kuro sì. Il 2 di Kuro sì. Signore, non mi schiacci le bestie, per cortesia. Ma uno è alfa? Vedo rosso. È solo di colore rosso? No, è solo di colore rosso. Ok, temevo fosse un alfa. C'è l'ennesimo raptor alfa vicino alla base? No, eh. Povero Moscops, che brutta fine. Salve ragazzi, mi potete seguire tipo per di qua? Tipo un po' lontano da tutto. No? Segui me? Segui me? Ok. Ve la prendete col triceratopo? Dove siete? Ah, tutti qua sotto, ok. E poi aspetta, io quante... No, solo 32 frecce. Non so se è il caso di provare a prendere anche loro. È il caso? No, la vedo complicata prenderli dall'alto. Prendetevela con lui, molto bene. Cioè, ma vuoi vedere che triceratopo riesce a fare fuori i raptor? No, stavo scherzando, non ce l'hanno fatta, poverino. Ho sparato per sbaglio. Se mi riuscissi a mettere da qualche parte un po' in alto, potrei anche provare a beccarli mentre quei due si addomesticano. Tanto voi mi seguite, vero? Sì, non so neanche a che livello siete. Vediamo un po' se, tipo, se mi metto qua sopra. Potrei anche farcela.
Voi di qua non salite? Dove siete? Qui. Però salgono. No, non salgono. No, non ce la fanno. Ok. Ma fammi vedere poco poco. Un 14, un 17, e l'altro dov'è? E un 95, vedi, 95, però c'ho pochissime frecce qua. Poi non stanno fermi in mezzo secondo, vero? Manca a pagarli. Io vorrei il 95, però, signore, se lei stesse fermo, ecco, tipo così, perfetto. Penso di riuscire a buttarli giù sinceramente con queste poche frecce, però ci proviamo al massimo. Casa è lì dietro, sperando. No, 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 no. Eh sì, certo, dove vai? Dove? Ma che già fuggono? Ma dai, ma che vigliacco! Ma che vigliacco, con tre frecce fuggi! Chissà dove è finito. Cioè, ma ha fuggito con tre frecce, ma che tristezza che sei! Che raptor molto triste. Vabbè, chi se ne frega? Andiamo a vedere che le bestie che abbiamo in addomesticamento non vengano mangiate. Due di culo lì, molto bene. Ecco, appunto, ci sono altri due raptor qui vicino, porca puzzolina. Ma perché è pieno di raptor sta zona? Tu come sei? Ti do un po' di narco, che dici? Salve, signori, seguite a me, grazie. No, 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 lasciate stare il povero cavallo. Dai. No, che mi sta andando verso le mie bestie, quello. No, sta andando proprio verso le mie bestioline. No, che mi buttate giù l'addomesticamento, maledetti. Seguitemi, seguitemi, per di qua, per di qua, per di qua. Mi stanno seguendo, sì, sento i loro passettini malefici qua dietro. Sì, 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 sì. Prendetevela con lo stego. Prendetevela con gli stego che sono qui. Lontano dal mio Rex, dannazione a voi. No, che mi fate cadere. No! Mi fate abbassare la barra di addomesticamento. Mi sta... No, vabbè, ma stai scherzando? Cioè, lo stego per combattere i raptor mi sta facendo fuori il Rex addormentato, povera bestia. Sì, molto bene, me l'hanno fatti fuori i raptor. Però in che condizioni è il mio Rex adesso? Ecco, appunto, infatti. Cioè, no, guarda come si è abbassata la barra di efficacia dell'addomesticamento. Maledette bestie, maledette. Maledette, almeno mi prendi i cadaverini. Però aspetta, c'era un terzo raptor. Due cadaveri li ho presi, l'altro dov'è? Ah, lì, 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 ok. Ma, questo mito tutto è bloccato? Salve? Scusi? Lei è bloccato? Lei è bloccato! Un livello 17. Però vabbè, vedi, ma come ci va a culo con queste bestie? O me li trovo già addormentati davanti a casa, o me li trovo bloccati sotto le rocce. Molto bello, cioè facilissimo domesticare queste creature. No, molto bene. Ma molto bene, ma chi se l'aspettava? Aspetta, ti do carnina, un po' di bucket. Ti do un po' di tutto, tanto tu mangi qualsiasi cosa, no? E aspetta, perché ho visto una cosa molto bella. Io ho visto un montone. Sì, sì. Cercando di non beccare il bronto e di non farlo incacchiare. Salve, ok. Aspetta, dove vai? No, no, non fuggire in mezzo alle zampe del bronto. Dove? Dove? Dai che ti piglio, dai che ti piglio. Mamma mia, quanto sangue. Mi dimentico sempre di disabilitare sta cosa. No, no, l'ho beccato. Li sento agitati, pronto. No. No, ok, non li ho beccati. Molto bene. E ciccio, abbiamo un po' di carne di montone, sei contento?
tanta carne di montone. E la peppetta? Un po' tantissima carne di montone, vabbè. E l'addomesticamento sale così, al 68 in un attimo. Io non vi ho fatto arrabbiare, signori, vero? No. Molto bene, molto bene. Tu Lillo come sei? 74, fantastico. Tu Cicci come sei? C'hai il torpore che ti scende molto in fretta, perché? Sembrava che l'altro non avesse il torpore a discesa rapida così tanto. A discesa rapida così tanto. Complimenti per l'italiano. Wow, oggi 1000 addomesticamenti così, uno dietro l'altro, non ci ferma niente nessuno. È un 17, per carità, cioè non è che sia a livello della vita. Probabilmente se riesco me ne prendo uno anche di un livello decente. Però scusa, perché far perdere queste occasioni? Cioè ce li facciamo, ce li troviamo così, già belli pronti da addomesticare. Boh. C'è qualcos'altro che possiamo addomesticare? No, perché mi sento bella infogata. No, perché abbiamo solo 8 dardi narcotizzanti per ora, niente. Altri raptor. Ah no, sono quelli di prima. Mi seguite per di qua giù dal dirupo? Grazie. Siete qua? Sì, sono qua, molto bravi. E sono finiti giù, molto bene. Speriamo se la prendano con qualcun altro. E noi torniamo alla velocità della luce. No vabbè, è troppo bella questa cosa. Grazie per avermela suggerita, ragazzi, perché è bellissima questa funzione. Non mi schiacciare la mia bestiolina. Come stai, Lillo? Ti stanno facendo male? No, sembra di no, meno male. Ma poverini, me li stanno schiacciando tutti. Ah, cosa? Calmati, Lillo, calmati. Allora, intanto la bestiolina qui è domesticata. Ciao Cicci. Ciao bello. Allora ascolta, resta poco qua che io devo andare a bere. Ah giusto, ora però sorge un dubbio. Riusciamo a farlo schiodare da qua questo? Aspetta, nel frattempo si è addomesticato anche il Dui di Kuru. Aspetta però, io devo farmi seguire da questo. Ok, ce la fai a seguirmi, Cicci? Ce la fai? Sei bloccato? No, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ah, aspetta, troppa gente! Tutti addomesticati, molto bene! E vediamo di farci seguire fino a casa, anche se sarà il delirio in mezzo a tutte queste cose. Vabbè, è lì dietro casa, però tra il Dio di Kuru che è lentissimo e questi che si incastreranno ogni 30 secondi, la vedo difficile. Ci dobbiamo fare al più presto le sfere poké. 1, 2, mi manca il 3. 2 di Kuru, dai! Ti giuro che puoi farcela. Più impegno. Ah, eccoli casetta, molto bene. Sta anche per calare la notte, mi sembra. Sì, giusto in tempo. Ce la facciamo, 2 di Kuru, dove sei? A casino, eh. Dove ti sei piantato? Ma porca puttana, vabbè, intanto facciamo avvicinare loro a casetta, poi vado a recuperarlo. Ok, molto bene, fermi qua. Dov'è il signore adesso? Dove si è incastrato? Oh, eccola qui, ce la sta facendo. Molto bene, ok. Stava già facendo buio, temevo di non trovarlo mai più. Dai, la lentezza di sta creatura, ti prego, muoviti. Mettiti qua, bravo, così. Ah, perfetto, yeah, grande caccia in un giorno, 3 bestie, di cui una supera a culo perché era rimasta incastrata in una roccia. E vabbè, siamo molto fieri di noi, vero Gianna? E finisce così la prima parte di questo episodio, perché ho registrato tantissimissimo, quindi ho dovuto dividerlo in 2 parti. Nel prossimo episodio andremo a fare una velocissimissima tappa al centro della mappa e anche nell'altro lato della mappa, dove ci attendono le nuove creature che per ora guarderemo da lontano, ma nei prossimi episodi ovviamente andremo a catturare. Ne approfitto inoltre per ricordarvi di andare a dare un'occhiata al canale dei Giganoti, che anche loro sono su Genesis parte 2 e si stanno divertendo assai, quindi vi consiglio di andare a vedere il loro video. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!